benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali argomenti trattati dall'Assemblea Toscana. Cominciamo con l'omaggio per il giorno del ricordo da parte del Consiglio regionale con la seduta solenne che si è celebrata al Teatro Comunale di Laterina in provincia di Arezzo. Vediamo. Abbiamo deciso di andare nei luoghi in cui purtroppo si è vissuta la tragedia delle foibe. I tanti cittadini dalmati, istriani, che hanno dovuto lasciare le loro terre, a noi il compito di non voltarci dall'altra parte. Una seduta solenne del Consiglio regionale qui a Laterina per ricordare e rinnovare la memoria della tragedia delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati. Una delle vicende più complesse, quella del confine orientale. Qui a Laterina, nell'Aretino, dal 1948 al 1963 vennero accolti circa 3.000 esuli, lo stesso numero degli abitanti del comune valdarnese. Durante la seduta, la lettura di una testimonianza di Maria Claudia Valdini, figlia di profughi istriani, e l'intervento di Guido Giacometti, esule, referente per la Toscana dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. La nostra famiglia è stata divisa, quindi è una storia di lontananza e di forza per mantenere i rapporti familiari e amicali. E quindi dal 2004, questi 20 anni di celebrazione, è assolutamente un ricordo importante di quanto mio padre si è impegnato per mantenere con le sue fotografie, con i suoi scritti, perché lui era corrispondente di un giornale degli esuli. Però molti degli ex esuli o figli, insomma, di esuli chiedono un museo. Indubbiamente il tema del museo è un tema centrale. Noi auspichiamo la sensibilità comune a tutti i livelli istituzionali per far sì che possa sorgere qui a Laterina il prima possibile presso quelle baracche che ospitarono i profughi. Torniamo a parlare anche di alluvione con il Consiglio regionale che ha disposto oltre 1 milione di euro a disposizione dei comuni che ne faranno richiesta per ripristinare il patrimonio culturale danneggiato, un provvedimento che è stato approvato dall'aula di Palazzo del Pegaso. Ok all'unanimità dall'aula di Palazzo del Pegaso alla legge che destina una parte dell'avanzo di bilancio del Consiglio regionale per un massimo complessivo di 1.300.000 euro alla tutela e al ripristino del patrimonio culturale e storico danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023 che hanno colpito l'Alto Mugello e i territori delle province di Firenze, Pistoia, Prato, Pisa e Livorno. Noi abbiamo visto, approvato provvedimenti e visto provvedimenti destinati agli aiuti più in generale, abbiamo scelto di concentrarci sul patrimonio culturale perché la cultura non è un lusso, non è un accessorio che ci si può concedere o non concedere a seconda dei momenti, ma per le istituzioni è il dovere di provvedere ai cittadini con fattori di ispirazione, con l'aria che si respira poi, perché questo è la cultura. E non ci dimentichiamo che nei comuni, soprattutto più piccoli, i luoghi della cultura, le biblioteche, i teatri, sono spesso anche luoghi dell'identità della comunità e quindi è un modo per prendersi cura di un bene prezioso per le nostre comunità così duramente colpite durante le alluvioni dello scorso autunno. E in Consiglio regionale sta facendo molto discutere la figura del direttore generale di Sviluppo Toscana, società in house della regione. La procedura di selezione infatti ha infiammato il dibattito con una proposta di legge che è stata rinviata dall'aula, era stata presentata da Italia Viva. L'Assemblea Toscana ha rinviato a maggioranza la proposta di legge presentata da Italia Viva per modificare i requisiti necessari per ricoprire il ruolo di direttore generale di Sviluppo Toscana, società in-house della Regione. Nuove audizioni sulla questione si sono tenute in commissione controllo con il presidente e il direttore operativo della SPA. Vogliamo affrontare questa questione perché non si può sempre rinviare le cose importanti. Sono 5 mesi che il Consiglio regionale è chiamato a deliberare su una legge che deve dare
l'individuazione di alcuni elementi che porteranno all'individuazione di un direttore generale che possa avere un curricula qualificato. Noi abbiamo sempre detto che per guidare le grandi aziende toscane serve merito, serve competenza, serve una selezione più trasparente possibile. Come tale ci siamo battuti nel sostegno di una proposta che il Presidente aveva fatto e dispiace che si torni indietro rispetto a questa individuazione di un percorso di massima trasparenza che poteva anche e doveva a quel punto ripartire ex novo, ma che avrebbe potuto ampliare la possibilità dei soggetti che potevano ambire a guidare una delle aziende più importanti della Toscana. La sfacciataggine con cui Italia Viva ha continuato a presentare una proposta di legge che in molti hanno definito sartorialmente creata per una specifica figura ha dell'incredibile, anche perché c'erano, oltre alla variazione di legge che andava a intervenire su una figura che non sono speculazioni giornalistiche ma precise dichiarazioni di Eugenio Giani era già stata individuata, ebbene questa forzatura di legge che veniva fatta non sarebbe stata comunque sufficiente e su questo si era già espressa l'Avvocatura regionale e i revisori dei conti, e lì si tratta di numeri, quindi 5 anni di esperienza che invece sembrava fossero 2. Quindi fondamentalmente sarebbe stato più di una forzatura, sarebbe stato un grave danno istituzionale per un organismo Sviluppo Toscana che invece ha bisogno di persone ferrate e soprattutto che si accinge a un lavoro molto difficile che avrà nei prossimi anni. Quindi bene che ci sia stato questo rinvio, male che si sia arrivati a doverlo respingere in aula, perché significa che qui c'è un problema politico molto grave ed è quello che è all'interno della maggioranza. Siamo contenti comunque che il PD abbia riconosciuto che effettivamente diciamo una certa arroganza di potere sarebbe stata veramente eccessiva anche per loro. Si torna in commissione perché l'esame in commissione non era ancora terminato. Il fatto che quella norma avesse avuto la necessità di approfondimenti anche con il supporto del nostro legislativo per chiarire e approfondire tutti gli aspetti è segno che la commissione stava lavorando. Sinceramente è la prima volta che una legge che è all'esame di una commissione viene forzata, chiamiamola così, e mandata in aula senza aver chiesto poi il parere. Quindi lo ritengo prima di tutto un corretto utilizzo delle commissioni, dello sviluppo della democrazia e quindi degli strumenti della democrazia che si articolano nel Parlamento toscano, in commissioni e infine l'Aula. Quindi abbiamo ritenuto che le forzature, che non vanno mai bene, devono essere rispettose del lavoro che la commissione sta facendo e soprattutto del lavoro che gli uffici nostri stanno facendo per aiutarci a scegliere la cosa migliore. Questa legge va a togliere il requisito principale per cui è nata Sviluppo Toscana, quella di mettere diciamo, tutta la gestione delle imprese, dei bandi europei, di tutta la gestione delle attività produttive sotto un'unica società in house, a capo di un direttore generale, che riteniamo giusto e una condizione diciamo, obbligatoria, quella che abbia dei requisiti all'interno di aziende o comunque di altre partecipate similari a Sviluppo Toscana. Oggi abbiamo visto questa proposta di legge che era passata anche dalla Commissione ma con una forzatura di Italia Viva è stata portata direttamente in aula, che chiede di cancellare il requisito principale che è quello di un direttore generale che abbia delle competenze specifiche in attività similari a Sviluppo Toscana. Come Lega eravamo pronti con 500 emendamenti da presentare in aula perché riteniamo che l'organo legislativo del Consiglio regionale sia un organo serio e debba avere il rispetto che tutti meritano, che è quello di non portare leggi ad personam, perché quella legge e quella modifica normativa è una legge ad personam. Più che torna in commissione la delibera su Sviluppo Toscana, torna in aula l'ennesimo balletto tra Italia Viva e Partito Democratico. Ormai ai consiglieri regionali serve un calendario per capire a seconda se il giorno è pari o dispari, per capire se Italia Viva sta in maggioranza o sta all'opposizione. Oggi l'abbiamo capito, quando gli danno le poltrone stanno in maggioranza, quando non gliele danno stanno all'opposizione. In pratica hanno tentato di modificare una legge che individua le competenze che dovrebbe avere il presidente di Sviluppo Toscana e hanno cercato di modificarla togliendo le competenze
competenze, visto che ci devono nominare l'ennesimo non rieletto in Parlamento, stavolta l'ex onorevole Fanucci di Italia Viva, deve essere nominato, per qualcosa dovrà pur fare nella vita, presidente di Sviluppo Toscana, e non avendo le competenze per poterlo fare si cambia la legge togliendo le competenze. Il giorno che capiranno che non è cambiando le leggi per togliere le competenze a chi deve essere nominato, ma scegliendo persone che abbiano le competenze previste dalla legge che si fa un servizio alla Toscana, immagino sia un giorno di grande successo, ma è una lingua questa sconosciuta Italia Viva, quindi non abbiamo speranza di poterglielo spiegare. Parliamo anche di sanità toscana, in particolare delle RSA, con il Consiglio regionale che nel merito ha disposto distanze minime tra le strutture. Non sarà consentito realizzare e autorizzare da parte dei comuni strutture residenziali che siano localizzate ad una distanza inferiore a un chilometro, misurata in base al percorso pedonale più breve, dalle strutture esistenti. Lo prevede una legge approvata a maggioranza dall'Assemblea Toscana, nella convinzione che sui servizi sociosanitari siano necessari una programmazione e un governo regionale in relazione alle esigenze dei cittadini, indirizzando verso una diversificazione. Vorremmo che ci fosse una distribuzione dei servizi che sia legata ai bisogni dei cittadini e non agli interessi soltanto di alcune imprese. Noi abbiamo bisogno intanto, per esempio, che ci sia una distribuzione omogenea sul territorio toscano e che i servizi siano differenziati. Non abbiamo bisogno solo di RSA, abbiamo servizi di centri diurni, di servizi per chi ha più abilità e possa continuare comunque a avere una vita autonoma ma con una serie di aiuti e di servizi. Insomma, c'è necessario di un quadro generale sul quale l'assessore sta già lavorando. Fermo restando questo che è il contenuto della norma, poi abbiamo introdotto una norma transitoria che dice finché non c'è la programmazione regionale non si può fare un RSA a meno di un chilometro da un'altra. La ratio di questa è abbastanza chiara. Noi vogliamo combattere quel sistema di elusione che è in corso in Toscana, perché come sapete la norma toscana vieta RSA con più di due moduli di 40 persone, quindi massimo 80 posti. Attualmente in Toscana assistiamo a RSA che vengono fatte in batteria per eludere la norma. È come quando uno trova il cavillo per non pagare le tasse, tutto legittimo, però di fatto non paga le tasse. Questo è lo stesso sistema, si elude questa norma. E allora la norma transitoria del chilometro serve per combattere questo fenomeno. Noi pensiamo che il mercato dell'RSA, utilizzo questo termine brutto, sia un mercato chiuso. Ci sono 100 posti letto a disposizione e 150 persone che hanno bisogno, famiglie che hanno bisogno di un posto letto nell'RSA. Questa norma contribuisce a mantenere chiuso quel mercato. Noi pensiamo che non è detto che piccolo sia buono, così come non è detto che grande sia cattivo, noi pensiamo che buono sia buono, e da questo punto di vista, specialmente in un momento in cui la popolazione anziana cresce, in un momento in cui le famiglie sempre meno sono disponibili a tenere in casa anziani, ci sia bisogno di strutture adeguate, efficienti, moderne. Noi pensiamo che un buon servizio lo si ottenga aprendo anche la concorrenza, viva la concorrenza, e in questo modo stimolando gli attuali gestori che fanno già un gran lavoro comunque a adeguarsi e stare al passo con i tempi. All'interno del dibattito ci siamo trovati poi dopo in aula con tanti emendamenti che riguardavano ad esempio aree degradate, che riguardavano le strutture all'interno, i servizi, che riguardavano, per cui praticamente hanno allargato il percorso e secondo me l'identità di quella che era la PDL iniziale a tutt'altre funzioni e mansioni, per cui noi ci siamo astenuti contro. Perché il voto di astensione io non lo concepisco, vi dico proprio la sincera verità, perché siamo stati chiamati qui dai cittadini per decidere, ma in questa circostanza ci siamo ritrovati di fronte allo stravolgimento di una PDL e abbiamo chiesto se la potevamo riportare in commissione. Così non è avvenuto, ci siamo astenuti, ma questo non vuol dire che non riproporremo in commissione stessa il percorso di quei punti degli emendamenti che sono stati approvati oggi in aula. Questi dunque erano tutti gli argomenti principali della puntata della Voce del Consiglio. L'appuntamento su RTV 38 ovviamente torna la prossima settimana. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Arrivederci.